Ora cuciamo gli altri pezzi. Allora, prima cuciamo le zampe sotto, quindi le cuciamo e le riempiamo perché queste vanno riempite prima di essere cucite nel corpo. Quindi facciamo sempre nella stessa maniera. E due, vedete? Ora ci facciamo dei piccoli tagli in questo modo qua. Ho fatto tutti i taglietti. Vedete? Lo faccio anche nell'altro. Ora rigiriamo questo pezzo con calma, perché essendo pezzi piccoli comunque ci vuole un po' di tempo. Per quello ho detto mai avere il feltro grosso, perché altrimenti fareste fatica a rigirarlo. Vedete? Ed ecco qua l'altra. Ora lo riempio con questo Elovatta che vi ho fatto vedere prima. Ed ecco qua, ne ho riempita una. Poi voi vi regolate come credete. L'importante è che venga abbastanza cicciottella, vedete? E faccio così anche con l'altra. Mi raccomando, questi sono quelli, le zampe sotto, che vanno poi seduto. Non vi confondete con le zampe che vanno in alto, perché quelle vanno riempite per ultimo proprio. Ed ecco qua. L'altro. E ora che l'ho riempito lo metto da parte. Ora facciamo le orecchie, che anche queste andranno riempite prima, e le cuciamo. Ed ecco qua le due orecchiette. Ora anche qui le riempiamo. Qui ce ne va pochino, proprio da dargli il giusto un po' di bombatura. E le mettiamo da parte anche quelle. Ora non ci rimane che fare quelle, le zampe davanti, diciamo quelle in alto. E questo dobbiamo stare bene attenti, perché io per attaccare faccio così, le ho capite così, poi forse voi trovate un'altra maniera, io ho trovato questa. Prendiamo il pezzo davanti, taglio il filo, il pezzo davanti. Voi vi chiedete perché nel davanti c'è lo scavo per le zampette e nel di dietro non c'è? Semplicemente perché nel davanti ha fatto in modo che quando cuciamo il pezzo, cioè diciamo il pezzo finale, venga cucito anche la manica, lì dietro venga attaccato. Poi
Poi vi faccio vedere, forse non mi sono spiegata bene. Comunque adesso mi raccomando, questa, la parte conca va sempre in alto. Quindi prendiamo la nostra, il nostro davanti, inseriamo in questa maniera. In pratica dobbiamo noi vedere il davanti, mettiamo la zampina in questo modo qua, deve venire, vedete, metà, vedete, metà qua e metà di qua. In pratica dobbiamo scavare questa parte che poi verrà tagliata e noi deve rimanere, vedete, un po' di qua, un po' di là, e cuciamo qui attorno, poi rifiliamo. Ora vi faccio vedere, ecco, vedete, deve venire cucito in questa maniera qua. E dopo al dritto dobbiamo vedere la cucitura bella, quindi rifiliamo, facciamo anche lo stesso segno da qua, vedete, così. E facciamo così anche dall'altra parte. Prendiamo sempre la nostra zampetta, mettiamo sempre in questo modo, rivolto verso l'alto dove abbiamo lo scavo, mettiamo sempre un po' di qua, un po' di là, così. Vedete? E cuciamo. Mi raccomando, dobbiamo cucire dall'altro verso, dove vediamo, perché dobbiamo andare a pari a questo taglio qui. Quindi cuciamo. Ora attacchiamo l'altra parte della zampa. Vedete, questo deve venire così. E ora dovete stare attenti perché dobbiamo mettere sempre dallo stesso verso, quindi dobbiamo avere gli stessi due scavi insieme in questo modo. Io ho preso, vediamo dal davanti, cioè dalla parte buona, metto a pari in alto in questa maniera qua, non so se mi spiego bene, vedete? Metto a pari, poi mi prendo il pezzo che ho lasciato, diciamo, il pezzo a metà, vedete qua, e dobbiamo cucirlo attorno in questo modo. Ed ecco qua, vedete, deve venire in questa maniera qua. Tagliamo i fili, vedete, così. Ecco, ora mettiamo anche l'altra parte. Questo è cucito, tagliamo i fili ed ecco qua. Ora per rigirare le maniche dobbiamo fare lo stesso lavoro, facciamo i tagliettini in modo che quando giriamo il tutto venga girato bene.
rigiriamo la manichina, rigiriamo la zampina. Ci aiutiamo con qualcosa in modo da poter portare su tutti gli angoli, vedete, in questo modo qua, vedete, facciamo così anche nell'altra. Vedete? Ora diciamo che viene la parte un po' più difficile perché dobbiamo unire tutti i pezzi e poi alla fine facciamo l'ultima cucitura. Allora, prima di tutto vi dico che queste vanno messe in questa maniera qua, quindi dopo dovremo imbastirle un attimino. Intanto tacchiamo il pezzo, diciamo la testa davanti con il pezzo davanti, che è questo, e dobbiamo metterla in questa maniera qua. Questi due pezzi deve combaciare con questi qui. Quindi noi vediamo il dritto, dritto con dritto, vedete, dritto con dritto, e attacchiamo questo pezzo. In questa maniera, così. Ecco, così. Cerchiamo di mettere il mezzo con il mezzo. Vedete? E questo è il nostro davanti. Ok? Ora mettiamo l'altra parte di testa attaccata al di dietro, quindi sempre dritto con dritto questi due pezzi in questa deve venire così. Cerchiamo sempre di far combaciare i due mezzi, vedete? E lasciamo da parte. Ora riprendiamoci il davanti e prima di cucire tutto attorno dobbiamo attaccare le orecchie e le gambe. Allora, io in questo caso mi aiuto anch'io con una piccola imbastitura perché altrimenti si muovono e non vengono prese. Ci prendiamo prima di tutto le orecchie e lo mettiamo sul davanti in questa maniera qua. Vedete? Dobbiamo metterlo dalla nostra cucitura, parte in questo modo e dovrebbe arrivare allo specchietto e diamo una piccola imbastitura. E dobbiamo fare così anche con le zampe di sotto. Allora, le zampe di sotto deve venire, come abbiamo detto, sempre con la parte, diciamo, curva in alto. Quindi le dovremo attaccare in questa maniera qua. Vedete? Così. Adesso vi faccio vedere. Ok. Andranno attaccate così. E quest'altra, sempre dalla parte curva in alto, dovrà andare attaccata in questa maniera qua. E gli diamo un puntino. Poi, per trovare la giusta posizione, io faccio in questo modo.
piego a metà e mi faccio un segnetto da dove deve partire la zampina. Piccolo, proprio per far vedere che la posizione deve partire dal di là in su, quindi. Vedete, le zampine davanti devono venire così. Siamo quasi arrivati alla fine, perché ora dobbiamo metti dietro con il davanti, deve venire in questa maniera qua. E qui bisogna avere un occhio di attenzione proprio per cucire tutta la stessa maniera e in modo da far combaciare tutti i segni, cioè tutte le cuciture. E quando cucite, io consiglio di partire dalla cucitura del collo, perché così siamo sicuri che poi dopo i due segni, vedete questo segno qua, questo sbecchetto qua, con questo sbecchetto qua, vengono a combaciare. Mi raccomando, perché questa è una fase molto delicata, perché se non cucite bene, vi verranno poi spazi non cuciti e quindi è brutto, bisogna riprendere e non è molto estetico. Quindi ora iniziamo a cucire.